Filatino con polpette. Cosa c'è di meglio? Secondo me nulla. Iniziamo subito a farlo. Ragazzi, panino con le polpette, che cosa ci vuole? Beh, ci vuole del buon macinato di manzo, chiaramente, dell'aglio, del sale, del pepe per dare un po' di sprint e sapore, del formaggio grattugiato, della passata di pomodoro, comunque anche di pomodori pelati che potrete rompere con le mani, uova, prezzemolo, un po' di basilico fresco, pan grattato, perché comunque andiamo prima a friggerle e poi le tuffiamo nel sugo, del pane raffermo che pucceremo nel latte, metteremo in ammollo, così poi daremo morbidezza alle polpette, e poi ricotta salata da grattare sopra alla fine in chiusura al nostro meraviglioso sfilatino che andrà in forno a croccantare. Primo step, facciamo il prezzemolo, lo tritiamo fine fine, dopodiché andremo ad aggiungerlo alla nostra carne, metteremo in ammollo nel latte il pane raffermo, un ovetto, il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e un pochino di aglio grattugiato, anche questo. Mischiamo bene e poi pensiamo al sugo. Ragazzi, spalliniamo adesso con un cucchiaio, di modo che prenderemo sempre la stessa quantità di macinato per fare le nostre polpette. Facciamo delle belle pallotte, le passiamo nel pan grattato e poi andiamo direttamente in padella con un filo d'olio Evo e le friggiamo. Ragazzi, è arrivato il momento di iniziare a preparare il sugo, quindi spicchio d'aglio là dentro, verso sugo di pomodoro, mettiamo un filino d'olio sopra così, prendo un goccino d'acqua e pulisco perché qua non si butta via niente, pizzicotto di sale, pizzicotto di pepe, mettiamo anche, guarda, qualche foglia spezzettata di basilico e siamo sereni. Adesso olietto in padella e friggiamo le polpette che poi tufferemo nel sugo e finiremo di impaninare tutto quanto. Ragazzi, siamo arrivati in fondo, le polpette, come potete sentire, stanno spippolando in padella nel sugo, profumo incredibile. Nel frattempo taglio in due il pane, un filo d'olio, metto in forno che lo rendiamo un po' croccante, poi impaniniamo, finiamo con la ricotta salata e lo assaggiamo. Bene ragazzi, procediamo all'assaggio. Pam pam. Non so come fare a mangiare sto panino. Ragazzi, polpette, sugo, pane. C'è poco da dire, se fare le polpette il gioco è fatto. Provate a rifarlo a casa, commentate, accendete la campanella, seguiteci